Comandante, ci stiamo preparando a questa festa di Santi Medici. Sarà già tutto pronto? Divieti di circolazione, i primi banchi fieristici. Ci vuole illustrare come andrà questa giornata? Beh, più che ci stiamo preparando, siamo già partiti, insomma, già dalle 6 abbiamo chiuso la piazza per consentire a tanti cittadini, turisti di poter partecipare ai riti religiosi. Rinnovo l'invito ai bitontini di non circolare con le macchine proprie perché diversamente è veramente molto difficile. Vorrei ricordare soprattutto il divieto di sosta che insiste su via Dante qui all'inizio della piazza, dove insisterà il PMA, che è un punto medico avanzato all'interno del quale ci saranno medici, infermieri per poter assicurare il soccorso a chi eventualmente potrà sentirsi male. Poi sulle strade della fiera, che già dalle 3 di stanotte cominceranno l'installazione delle panche di vendita su via Ludovico d'Angiò, via Berardi, via De Capo, via La Pira, viale Giovanni XXIII, nel tratto tra via La Pira e fino a via De Gasperi, la stessa via De Gasperi. Cioè consentiamo ai pochissimi vigili che stanotte dalle 3 stanno in servizio di poter far montare le panche di vendita senza difficoltà. Solitamente sono molto osservanti dei segnali che abbiamo disseminato in tutta la città. Quest'anno abbiamo disseminato i segnali anche sul percorso della processione, che come sappiamo dalle 8 del mattino rientra intorno alle 20 la sera, a cominciare da via Mazzini, le strade strette del centro storico, la parte di San Giorgio dove i Santi Medici un tempo erano lì in quella chiesetta. Faremo un ingresso da via Ponchiello, quella stradina su via De Hilderis, e poi nel centro antico. Spero che veramente i bitontini possano collaborare con noi, perché nonostante gli sbarramenti, molto spesso pur di raggiungere non la propria abitazione ma le abitazioni di amici o di parenti per poter consumare lietamente il pasto, ci danno un po' di fastidio, per cui è necessario che lasciano le macchine e soprattutto nella piazza, non sostino nella piazza, cioè presentiamo questa piazza una volta per sempre veramente pedonale e facciamo godere alle tantissime persone che all'entrata, all'uscita e all'entrata, al rientro dei Santi si popola in una maniera esagerata e eccezionale. Oltre ai vigili urbani della polizia locale ci saranno anche numerosi volontari al servizio della cittadinanza e ovviamente una buona collaborazione anche con le altre forze dell'ordine. Su questo non ci piove, bisogna tenere conto che tutto il piano di sicurezza sia stradale che sanitario viene valutato e validato anche dall'autorità locale di pubblica sicurezza e ancora una volta mi sento di ringraziare il dottor Gargiulo per la sua disponibilità nei miei confronti, nell'ascoltarmi, anche perché diciamo, noi poi siamo la forza di polizia che stiamo sul territorio e quindi conosciamo anche molto bene anche gli aspetti tradizionali della sagra, e quindi un ringraziamento alla Polizia di Stato, al dottor Gargiulo, poi ai volontari, ai ragazzi, senza dei volontari non si va da nessuna parte, sono diventati ormai una forza indispensabile per la nostra città, per noi, sono bravissimi, professionali e a loro va il nostro non ringraziamento, ma di più, molto di più, sono veramente bravi. Già da stasera stanno collaborando con noi e questo è molto importante. Domani mattina anche loro faranno dalle 6 fino alle 22 di domani sera in maniera continuativa, senza soluzione di continuità, un servizio di accoglienza, di informazione ed è molto importante. Sono complessivamente una quarantina. Senza dire poi i servizi, i volontari sanitari. I volontari sanitari collaboreranno con il 118 che ha validato anche il piano sanitario che abbiamo predisposto. La mattina ci saranno due associazioni, pubblica assistenza
e Misericordia, e nel pomeriggio ci sarà Croce Rossa Italiana e CSI, Croce Sanitaria Italiana. Saranno a completa disposizione dei medici del PMA e non è detto che facciano anche qualche trasporto se ne dovesse avere la possibilità o l'opportunità di trasportare qualche paziente in ospedale. Che dire, senza di loro non si va da nessuna parte. Io ringrazio i volontari, ringrazio anche i vigili, la Polizia Municipale in questa circostanza sta lavorando da più di 2 mesi su questa sagra per rendere la città accogliente, vivibile, e spero anche ai vigili va il ringraziamento di questo attaccamento alla città. E noi faremo il possibile per rendere le strade immediatamente viabili subito dopo il passaggio della processione. Noi ringraziamo voi e buona festa. Grazie anche a voi, buona serata.